Elvira Camarrone, benvenuta su Spettacolo Mania. Grazie mille. Allora, ti vediamo come protagonista di questo film che tratta dei temi molto importanti, adesso ne parleremo, e che si intitola Involontaria l'esame. Tu sei Sara, raccontaci chi è Sara. Sara è una ragazza di 18 anni che ha appena finito il liceo e vuole iscriversi a medicina, quindi si sta preparando per i test e involontariamente finisce in un'associazione perché il padre le propone, diciamo, questa cosa per avvicinarsi anche al mondo della medicina. E lei inizialmente involontaria perché non vuole farlo, è un po' contro, pensa: ma perché tutti i miei amici stanno partendo, si stanno godendo l'estate e io invece mi devo andare a chiudere in un'associazione? Però le cose cambieranno. Senti, quanto... tra l'altro c'è un ragazzo con cui, insomma, abbiamo parlato e parleremo, tal Luca, che ti contendi con la tua nemica Micariana. Esatto, diciamo che questo è un po' anche... non lo so, quello che accade solitamente ai ragazzini, no? Che ci sono due persone che vogliono lo stesso ragazzo, la stessa ragazza, e finiscono per fare la guerra inutilmente quando magari si perdono tante cose belle, un'amicizia. E quindi credo che anche in questo il personaggio abbia proprio un'evoluzione, perché capisce quanto in realtà è bambinesco e un po' infantile litigare per una terza persona quando puoi goderti un'amicizia senza avere questo tipo di di problemi. Chiamiamolo così. Esatto. Tu hai anche un amico che conoscerai nel mondo del volontariato che si chiama Mirko e che ti aiuterà molto, oltre a innamorarsi di te, vabbè, ma quello non deve essere difficile. Ma allora, in realtà io credo che Mirko sia proprio il personaggio chiave che riesce a far innamorare Sara del volontariato. Penso che veramente all'interno della storia abbia un ruolo molto molto importante, perché riesce a fare cambiare totalmente idea a Sara sul volontariato, ma soprattutto su quello che è il dare, perché Sara è una ragazza che è stata abituata sempre a ricevere tanto, però mai a dare, quindi il personaggio di Mirko è veramente un personaggio chiave. Quanto conoscevi e quanto conosci ora il mondo del volontariato? Non ho mai fatto alcuna esperienza diretta, sarò sincera, ne ho sempre sentito parlare, mi sono informata, ma non ho mai toccato le mie mani. E ovviamente non escludo in futuro di fare qualche esperienza, mi piacerebbe anche tanto, e devo dire che questo progetto mi ha aiutato in prima persona a cambiare completamente idea del mondo del volontariato. Prima, diciamo, la vedevo come una cosa molto distante da me, invece ho capito che siamo proprio noi giovani i primi a dover entrare in questo mondo. Belle parole, come Sara praticamente. Senti, un'ultima cosa, ovviamente si parla anche di prevenzione, non sveliamo adesso tutta la trama del film, ma insomma non spoileriamo, però ecco, il film parla anche di prevenzione nei riguardi, in questo caso, di un mutamento genetico, no? Che può portarti, può favorire, diciamo, la nascita, insomma, l'arrivo di un tumore. Quanto è importante secondo te la prevenzione e quanto se ne deve parlare? Secondo me è un tema che in Italia è trattato anche bene. Il problema è che le informazioni ai giovani arrivano in maniera un po' filtrata. Noi stiamo praticamente tutto il tempo sui social, leggiamo internet e non approfondiamo mai effettivamente le questioni rilevanti. Io credo che molto derivi dall'attenzione, almeno nel mio caso, che i miei genitori hanno nei miei confronti, perché molto spesso, diciamo, io avrei più la testa in aria, loro invece sono molto attenti, mi stanno molto col fiato sul collo sotto questo punto di vista, e devo dire che per me è una grande fortuna. Io sicuramente, se avessi un altro carattere, starei anche molto più attenta in prima persona, però il fatto di avere loro mi rassicura, e soprattutto credo che sia veramente una cosa importante la prevenzione, fare un controllo, stare attenti alle proprie sensazioni, al proprio corpo, fare degli esami. Non sono cose, non è un tabù, non c'è niente di male, è solo per noi stessi, cioè sono cose che dobbiamo fare se vogliamo stare bene, se vogliamo stare attenti al nostro corpo, se teniamo al nostro corpo, sono cose che dobbiamo fare. Un'ultima curiosità, avevo detto prima che era l'ultima, invece ce n'è un'altra: dove ti rivedremo, che esperienza è stata questo film per te e dove vuoi arrivare?
Allora, dove mi rivedrete in questo momento non lo so nemmeno io, però credo che questo progetto ha avuto un fortissimo impatto su di me, mi ha veramente fatto aprire gli occhi su tantissime cose, che può essere appunto una crescita personale, come una crescita mentale di una ragazza praticamente della mia età che si trova in un mondo completamente nuovo che fino a poco prima, diciamo, aveva quasi evitato, escluso. E invece questo mondo parla proprio di inclusione e secondo me questa è la crescita più grande del personaggio e la crescita più grande che è rimasta a me. Nel futuro, non lo so, spero il più lontano possibile. Non parlo di una distanza fisica, ma spero di crescere ancora tanto artisticamente e di fare tanta strada. È da quando sono bambina che, diciamo, questo è il mio più grande sogno, la mia più grande passione. Ho sempre studiato, mi ci sono sempre messa d'impegno, ho fatto tanti sacrifici e credo che, insomma, continuando su questa strada, spero di arrivare lontano. Tutto qua. Te lo auguriamo, in bocca al lupo Elvira, grazie. Grazie mille.